Ciao a tutti da Bonsai Italia, bentrovati. Proseguiamo il nostro percorso con i nostri video. Oggi voglio proporvi la potatura estiva sul Acer Burgerianum, ovvero chiamato acero tridente. Questa pianta qui la vediamo adesso con la potatura estiva, l'abbiamo vista anche con la potatura autunnale. E con la potatura primaverile. La potatura primaverile che abbiamo visto sull'acero tridente è una potatura legata al rigonfiamento delle gemme, quindi noi per potatura primaverile intendiamo quel momento in cui la pianta ha le gemme praticamente belle gonfie e lì andiamo a intervenire sulla pianta, quindi quando non ancora ha le foglie. La potatura invece estiva è proprio questa qui, ovvero la potatura di sfortimento, ovvero quando la pianta ha queste lunghe cacciate e andiamo praticamente a eliminare tutti questi succhioni che la pianta ha prodotto. Vi dico sempre di non guardare mai il calendario, quindi guardate sempre le vostre piante e aspettate il momento giusto, il momento buono per effettuare questo tipo di potatura. La potatura sulle caducifoglie è una potatura diversa per quanto riguarda la potatura estiva, non è uguale al sempreverde, quindi ora faremo più attenzione perché è un metodo diverso e quindi ve lo spiegherò, ma non vi preoccupate, è molto molto semplice. Allora, cominciamo subito ad individuare quali rami da tagliare sulla pianta. Quindi dobbiamo andare a ricostruire, diciamo, la silhouette del nostro acero. Quindi dobbiamo andare a tagliare tutti questi rami lunghi. Allora, cominciamo subito dal ramo, questo ramo qui, il ramo basso. Ok, allora come potete ben vedere, questo ramo qui parte proprio dalla base, quindi parte da questo punto qui e poi viene su. Eccolo qua, si è sviluppato e ha fatto tutta questa lunga cacciata. Allora, per quanto riguarda la vigoria dell'acero tridente, vi dico che è un acero che normalmente apre quasi tutte le gemme, quindi anche gemme che troviamo all'interno, che in realtà sembrano più piccole, in realtà, eccola qua, voglio farvela vedere meglio, dove ho la forbice, eccola qua, in realtà questa pianta qui al 90% la dovrebbe aprire, quindi quando andate a potare, potete potare con un po' più di sicurezza rispetto agli altri aceri, come potrebbe essere ad esempio l'acero de socio. Allora, come ci comporteremo adesso? Allora, praticamente, innanzitutto dobbiamo considerare che cosa ne faremo di questo ramo, cioè se è un ramo da utilizzare, se è un ramo che deve ingrossare, se dobbiamo legarlo, dobbiamo subito tenere in mente qual è lo scopo di questo ramo e poi soprattutto in che posizione è il ramo, ovvero se è nella parte bassa sarà un ramo più delicato, quindi dovremo tenere qualche gemma in più. Se è un ramo che sta nella parte alta, potremo tagliarlo in maniera più aggressiva. Comunque, adesso noi vediamo com'è qui la situazione. Quindi abbiamo, ricordiamoci che l'acero tridente ha le gemme opposte, quindi ha due gemmette qua, quindi due qui e due quattro. Poi ne altre due qui, quindi sono 6, 8, ce ne sono svariate. Allora, in autunno noi andremo a potare la pianta praticamente alla quarta gemma. Quindi calcoleremo due gemme, quindi questa gemmetta che sta qui, quindi faremo 2, 2, 4 e andremo a tagliare in questo punto qui, alla sesta gemma. Adesso noi praticamente quindi lasceremo 6 gemme su questo ramo qui. Quindi calcoleremo due gemme che sono qui interne, quindi 2, 2, 4 e 2, 6. Andiamo a tagliare in questo punto qui. Ovviamente sopra, non troppo attaccata alla gemma, ma in questo punto qui.
in modo che la pianta possa occludere la ferita dopo il taglio, quindi all'incirca mezzo centimetro sopra le gemme. Ecco qui, e abbiamo tagliato questo ramo qui. Ok. Quindi abbiamo lasciato 6 gemme, questo perché? Perché adesso noi in autunno andremo a calcolare 4 gemme, quindi taglieremo anche quest'ultima parte di ramo qui. Quindi ora abbiamo lasciato, ripeto, 6 gemme, in autunno invece taglieremo 4 gemme, quindi abbiamo lasciato 2 gemme in più, proprio perché abbiamo bisogno di avere materiale da tagliare in autunno e soprattutto dobbiamo vedere, cosa molto importante, se la pianta stimolerà queste gemme interne, ma nel caso del tridente avverrà quasi sicuramente. Ok, andiamo avanti. Quindi è un discorso diverso rispetto ai sempreverdi, perché come vi ho spiegato nel sempreverde siamo andati a lasciare due foglie sul ramo nuovo che la pianta ha prodotto quest'anno. Qui invece il discorso è diverso perché dobbiamo andare a contare le gemme e non tutte le piante aprono le gemme in maniera uguale, c'è chi le apre, chi non le apre, ci sono gemme più piccole, bisogna prendere in considerazione. Quindi sono tutta una serie di motivi che dobbiamo tenere in considerazione perché le caducifoglie sono molto molto più delicate rispetto al sempreverde. Ok, detto questo, adesso proseguiamo il discorso sempre legato alla potatura del nostro acero tridente, quindi andiamo a vedere anche altri rami da potare. Prendiamo adesso in considerazione questo ramo qui. Anche questo ramo qui parte dall'interno. Eccolo, vedete? Parte da questo ramo qui che è un ramo basso. Quindi ha due gemme qui, 2, 4 e 6. Tagliamo alla sesta gemma. Ecco qui. Quindi il discorso è praticamente questo qui. Ecco qui. Può capitare sulla vostra pianta che magari la pianta stia facendo una nuova germogliazione, cioè ad esempio come in questo caso qua, ora ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qua. Vedete qua, nella parte apicale la pianta cosa ha fatto? Ha prodotto questa nuova cacciata che magari può servirci o magari non ci serve. Succede magari spesso che la cacciata la fa all'interno oppure magari sono delle foglie grandi che vanno a ostacolare la luce a queste nuove cacciate. Quindi noi dobbiamo assolutamente levare queste foglie qua. Quindi con le nostre forbici andiamo a togliere, ecco qua, queste foglie che sono grandi e vanno a fare ombra su questa nuova cacciata. Adesso questa nuova cacciata qui non ha più l'ombra di quelle foglie grandi e quindi potrà prendere luce e potrà svilupparsi. Questa è un'altra cosa che dobbiamo fare sulle nostre piante. Ok. Lo stesso lavoro adesso lo andiamo a fare su questo ramo qui, che è la parte, un ramo apicale. Vedete questo succhione qua, lo andiamo a tagliare. Prima di tagliare quel ramo apicale, voglio aprire una piccola parentesi, nel senso che alcuni rami possono essere utilizzati come rami da sacrificare, quindi rami da sacrificio.
A che cosa servono? Servono magari ad ingrossare delle particolari zone dell'albero che a noi interessano, come può ingrossarsi ad esempio un ramo basso che magari è troppo fino, oppure un l'apice deve essere un po' più grande rispetto alla base, proprio per dare una conicità di più al tronco. Spesso magari capita che abbiamo tronchi molto, molto grandi e poi magari l'apice è talmente piccolo che è sproporzionato a tutto il resto del tronco, quindi la pianta va a perdere quella conicità di cui ha bisogno. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare questi succhioni apicali. Perché? Perché la pianta in questa maniera qui andrà ad alimentare questo succhione qui e questo succhione qua funzionerà come risucchio di linfa e quindi andrà ad ingrossare tutta la parte apicale dell'albero. Quindi l'apice si ingrosserà con più facilità e il tronco avrà più conicità. La stessa cosa vale per un ramo basso. Se ci serve da ingrossare un ramo basso, dobbiamo assolutamente lasciare queste lunghe cacciate, che sì, sono antiestetiche, però hanno proprio questa funzionalità. E quindi mi raccomando, quando andate a effettuare questa potatura, vi ricordo sempre di tenere sempre a mente quando potate che cosa dovete ottenere. Questa è una cosa molto importante. Allora, quindi adesso per me la potatura vale come una potatura standard, quindi una potatura estiva sul tridente, quindi adesso non mi serve di tenere questo succhione qua e vado a eliminarlo tranquillamente. In questo caso lo taglio in questo punto qui, siccome è una parte alta, lasciando solamente due coppie di foglie. Ok, e lo vado a tagliare completamente. Per quanto riguarda l'apice, ho tagliato lasciando solamente due coppie di foglie. Ora andiamo a podare anche questo ramo qui. Anche questo parte dalla base. Devo farvelo vedere meglio. Ecco qua. Qui andiamo a lasciare invece 4 gemme e andiamo a tagliare in questo punto qui. Ok, quindi per quanto riguarda le zone alte della pianta, quindi le zone apicali dell'albero, possiamo lasciare due coppie di foglie per quanto riguarda potature proprio apicali o anche 4 gemme, proprio perché lì in quel punto lì la pianta è molto vigorosa. E possiamo essere più aggressivi. Per il resto, invece, lasciamo un minimo di 6 gemme, proprio per permettere alla pianta di dar forza alle gemme interne, quindi di non andare a indebolirla ulteriormente, e poi anche per avere soprattutto materiale da tagliare in autunno. Ok, un'altra cosa importante che voglio spiegarvi prima di chiudere il video è questa. Ora ve lo faccio vedere immediatamente. Eccoci qua, scusate. Allora. Ok, allora una volta per tutte voglio spiegare un problema che alcuni di voi mi hanno chiesto per quanto riguarda le loro piante e soprattutto me l'hanno chiesto per quanto riguarda l'acero tridente. Allora, se guardate bene questa foglia, allora questa foglia qui ha delle macchie. Sono delle macchie che possono trovarsi sia nelle parti laterali oppure possono trovarsi addirittura al centro. Sono delle macchie nere, marrone, sono non proprio nere, ma marrone nerastre, e si trovano su questa foglia. Possono manifestarsi sia così, oppure la foglia può accartocciarsi, può avere le punte accartocciate, comunque sempre con questo sintomo qui. Allora, questo tipo di sintomo non è una bruciatura fogliare, quindi non è dovuto a un colpo di secco. Ma è dovuto a un problema di radici.
ovvero un problema di marciume radicale. Ora vi spiego meglio. In un video dove ho spiegato il marciume radicale, sapete bene come comportarvi per quanto riguarda una pianta si manifesta questo sintomo. Per quanto riguarda gli aceri hanno proprio questo problema di radici, cioè hanno le radici molto molto delicate. E con annaffiature frequenti e con rinvasi fatti in ritardo possono manifestare questo sintomo. Per quanto riguarda la mia pianta, il problema è stato proprio quello, cioè non ho effettuato il rinvaso nel momento opportuno, ovvero l'ho effettuato più tardi rispetto al dovuto, perché purtroppo, come potete ben sapere, ho tantissime piante da fare e da controllare. Purtroppo ho aspettato un anno in più per il rinvaso e quindi la pianta ha subito un po' di marciume radicale. Ma questo qui non è un problema, quindi non è un campanello di allarme. Perché? Perché la pianta globalmente sta bene, quindi è bella sana, bella forte, bella vigorosa. Anche se quando noi andiamo a fare il rinvaso della pianta ci vorrà come minimo 1 o 2 anni che la pianta non presenti più questo sintomo. Quindi ve lo dico, quindi mettetemi l'anima in pace, perché non possiamo subito, nel momento in cui effettuiamo il rinvaso, eliminare questo problema. Adesso la pianta l'ho rinvasata, quindi sta bene e quindi sta a posto. Ha ovviamente qualche foglia che presenta questo sintomo, ma per tutto il resto delle foglie, le foglie sono belle sane, belle verdi, come potete vedere come queste qua, sono tutte belle sane, come nel resto della pianta. Le radici poi marce che presentano questo tipo di sintomo qui rimarranno poi nel vaso e poi negli anni la pianta le assorbirà come materia organica. Quindi non succederà niente, non vi preoccupate. Quindi vi dico sempre, la cosa importante è effettuare una corretta annaffiatura e soprattutto avere un terreno adeguato. Questa pianta qui era coltivata in Akadama, però il terreno ormai era praticamente saturo, era arrivato, erano parecchi anni, più di 5 anni che non la rinvasavo più, siccome è una pianta abbastanza vecchia, non l'ho rinvasata molto non va rinvasata molto di frequente, ho aspettato qualche tempo in più e quindi la pianta ha cominciato a soffrire, è andata in sofferenza con l'apparato radicale e ha presentato questo tipo di disturbo. Però nulla di particolare, nulla di trascendentale, quindi non preoccupatevi perché il problema si risolve, diciamo, in questa maniera qui, quindi con una corretta annaffiatura e con un terreno adeguato. Adesso, infatti, ho rinvasato la pianta, come potete ben vedere, in Akadama, quella è tutta Akadama nuova, l'ho rinvasata quest'anno e la pianta adesso sta a posto, quindi è tutto nella norma. Ok, io altre cose sull'acero tridente da dirvi non le ho. Mi raccomando, per quanto riguarda l'acero tridente, deve stare assolutamente sotto al sole, quindi deve avere un'esposizione soleggiata, sia perché è proprio una pianta che richiede il sole, e poi perché in questo modo qui le foglie saranno molto più piccole di dimensioni e l'internodo sarà più corto rispetto a una pianta che vive all'ombra e in una posizione ombreggiata. E quindi farà le foglie più grandi e l'interno più lungo. Ok, io altre cose da dirvi non le ho. Scusate se mi sono dilungato troppo su questo video abbastanza lungo, però sono delle cose che ho voluto dirvi proprio su questa pianta qui. Anzi, prima di chiudere il video, comunque vi ricordo che per chi volesse cominciare la coltivazione, io ve l'ho già detto, sugli aceri, vi consiglio vivamente di cominciare con il tridente, perché il tridente, questa pianta qui, è la pianta più resistente, più facile da coltivare di tutti gli aceri. Ok, ora abbiamo finito, abbiamo terminato. Un saluto a tutti e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!